Signore e signori, buonasera. Buonasera e benvenuti in una nuova prospettiva, questa che credo che per la prima volta veda coinvolta la banda, il corpo bandistico e anche ovviamente voi che siete sugli spalti. Quindi iniziamo subito col dire che dopo 2 anni, maestro, sono 2 anni o 3? Ormai abbiamo perso 2, sono 2 anni. Dopo 2 anni che saltiamo il Natale, saltiamo i concerti vari, quindi direi bentornati, un bel applauso alla banda, forza! Dobbiamo felicitare perché è un'istituzione importante per il nostro comune e come tale dobbiamo sostenerla sempre. Anche in questi momenti il Covid-19 è diventato 20, 21, 22, oramai non speriamo che si fermi lì e non vada oltre. Quindi, prima di iniziare il concerto è doveroso dare la parola alla Presidente del Corpo Bandistico, Maestro Pietro Rizzio, invitiamo per cortesia Roberta Zamboni. Ecco. Sono doverose 2 parole per anche raccontarci un po' come sono andati questi 2 anni. Buonasera a tutti. Che emozione. Emozione tanta e faccio fatica a trovare le parole che possano descrivere quello che sto provando, anzi quello che stiamo provando in questo momento. Come diceva il nostro presentatore Gregorio, solitamente il nostro posto, il nostro luogo dei concerti era il Teatro Rizzini, ma queste nuove normative ci impongono di avere un distanziamento tra noi musicisti tali che non ci permettono di starci proprio fisicamente sul palco del teatro. Ecco quindi che abbiamo optato per questa location e se siamo qui dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco qui presente Scuri, i volontari della protezione civile e del pronto soccorso di Bornato che silenti ma sempre presenti hanno aiutato tanto la comunità di Cazzago in tutti questi periodi e ancora ci stanno aiutando. Quindi a tutte queste persone da me citate un grazie di cuore. Concerto del 2019 dove io avevo presentato i nuovi ragazzi e questi ragazzi sinceramente un po' temevamo di perderli perché non ritrovarci più settimanalmente a scuola a fare le prove avrebbero fatto perdere un po' la passione a tutti. Invece sono qua più grintosi di prima e anzi abbiamo anche una new entry, la nostra Ilaria, la nostra flautista. A cui auguriamo che sia il primo di tanti concerti insieme a noi. Fondamentale per noi è stato anche il nostro maestro, che in questi 2 anni sul gruppo WhatsApp quasi settimanalmente ci mandava con la sua tromba squillante dei brani, non tanto per farci sentire la sua bravura, non ne avevamo bisogno, sappiamo quanto è bravo, ma erano dei messaggi in codice, lo chiamerei, era un modo per dirci ragazzi io non sto mollando, non mollate voi che prima o poi ci ritroveremo e potremo di nuovo suonare insieme. Ed eccoci infatti qua. La nostra passione non è venuta a mancare ed oggi questa sera cerchiamo di dare il meglio di noi stessi. Purtroppo siamo un gruppo un po' ferito perché il Covid, e mi è difficile un po' parlarne, ha portato via troppo presto un nostro carissimo amico, Trolli Carlo, per noi Lino. Scusate l'emozione, ma era uno di noi. Era il burlone del nostro gruppo e quindi la sua assenza si fa veramente sentire. Nell'ultimo concerto, nel periodo non così, le avevo promesso, gli avevo fatto una promessa, è giusto che io la mantenga. Gli avevo detto, vedrai che nel prossimo concerto che faremo ti citerò, come ho citato tanti altri, perché sono tanti anni che sei con noi.
Non avrei mai pensato di non poterlo guardare negli occhi per dire questo. Ovunque tu sia, Lino, grazie per quello che hai fatto e resterai sempre con noi. Anche voi, caro pubblico, perché nella nostra prima uscita nell'ottobre del 2020, quando siamo usciti nella raccolta delle buste, oltre a averci supportato a livello economico in un grande periodo di crisi, ci avete supportato con le vostre parole di incoraggiamento. Il sentire finalmente c'è la banda, finalmente sentiamo la vostra musica, ci ha aiutato tanto a non mollare e a continuare. Questo affetto lo ricambiamo donandovi a voi la nostra musica, sperando di donarvi un po' di serenità in quest'ora che passeremo insieme. Ecco quindi che io, il maestro, il direttivo e tutti i musicisti vi auguro una continuazione di serene feste, sperando che questo anno sia un buon anno e dove la quotidianità che fino ad ora sembrava una cosa banale e a volte mai considerata, oggi come oggi è veramente ricercata e sperata e attesa. Ragazzi, tocca a noi, buon concerto e buon ascolto. Grazie, buon concerto anche a te. E so che non dovrei dirlo, è brutto dirlo, però controllate i cellulari per cortesia, che siano spenti o in modalità silenzioso, grazie, per non disturbare l'esecuzione della banda. Partiamo subito perché il primo brano che ci propongono si intitola Yorkshire March. Ebbene, è un brano composto da Ludwig van Beethoven nel 1808. Yorkshire è la prima delle tre marce militari che Beethoven scrisse per l'esercito prussiano. Ha un carattere pomposo e regale, una melodia semplice nel suo fluire ed è sostenuta da un ritmo marciabile e ben marcato. Invito ovviamente sul podio a dirigere il corpo musicale del maestro Pietro Rizio, il maestro Domenico Corradi. Thank you.
In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario della fondazione della città di Algona nello stato americano dell'Iowa. L'ouverture si apre con un universo sonoro a colori scuri, affinati alle percussioni e agli ottavi gravi. La musica riveste una dimensione sacra, uno spirito di supplica, un canto indiano vecchio di molti secoli. L'allegro che segue è sedotto dapprima da una forte energia e dalle sue possenti gradazioni di ombreggiatura, per poi fondersi nell'esposizione di un tema lirico generoso. I due temi trattati in alternanza vanno poi con tono giocoso verso un finale sicuramente appassionante. Algona è un'ouverture luminosa e affascinante che sorprende ed emoziona costantemente il pubblico e gli interpreti. Mi dice maestro Domenico Corradi.
Grazie. Catskills Mountains è una splendida regione situata nello stato di New York, un'area ricca di cultura musicale e di grande fascino della natura. Innamorato del posto, il compositore olandese Johan de Meyer scrive Song from the Catskills, ispirato a canzoni folk americane, scozzesi e irlandesi. Il brano comprende varie canzoni, una melodia popolare irlandese, una melodia che narra la storia di due donne che si lamentano della loro situazione sociale, una ballata meravigliosa e straziante tradizionale folk, un canto che descrive il duro lavoro nelle cave di pietra del XIX secolo. Ed infine il canto The Arkansas Traveler, reso famoso dal cantante folk Pete Seeger. Il brano, dopo un lungo viaggio con queste melodie, giunge ad una conclusione festosa. Ascoltiamo dunque Song from the Catskills. Prego. Thank you.
Impregnato di serenità e solennità, si ispira alla bellezza maestosa della celebre cattedrale della città di Canterbury, centro della cultura musicale inglese. Il brano alterna parti di assoli con sonorità ampie, con curve fluide, leggere, brillanti, a parti con tutti gli strumentisti che, potenti e sostenuti, ricordano la ricchezza sonora dell'organo da chiesa. Vediamo sul podio sempre il maestro Domenico Corradi. Buon ascolto. Thank you.
Va bene. Maestro chiede 3 minuti di pausa, glielo concediamo volentieri. Prego, un attimo di pausa dunque. Arrivano anche i complimenti dal maestro perché siete stati molto bravi, avete studiato in questi mesi e quindi i risultati si vedono, quindi complimenti da parte del maestro e da parte del pubblico, perché è vero, siete stati bravi. Va bene, poi facciamo la classifica, un giorno, ok? Allora, proseguiamo perché è la volta delle marce sinfoniche di John Williams. Melodie per banda. Sono 3 marce sinfoniche incluse in questo medley, sono i temi principali di 2 famosi film, uno Indiana Jones, l'altro è Star Wars Saga, più l'inno dei giochi olimpici. Trombe e dottoni in generale sono i protagonisti, come spesso accade nella musica di Williams. Le melodie sono molto popolari e questo rende questo brano musicale molto facile e piacevole da ascoltare per il pubblico. Va bene, e noi lo ascoltiamo. Dirige il maestro Domenico Corradi. Thank you.
grazie. Ed ora apriamo un piccolo spazio istituzionale, perché è giusto anche ascoltare da quelli che sono i contributi importanti della comunità e della, quello della nostra amministrazione e il quant'altro. Quindi non vedo, ma inviterei il sindaco e il parroco, il neo sindaco Fabrizio Scuri e il parroco Don Giulio, se è presente. Grazie. Eccoli, li vedo. Bene. Sono sindaco, buonasera. Quindi è doveroso anche sentire da parte vostra ovviamente le prime impressioni dopo l'ascolto di questa quasi completa esibizione, poi naturalmente l'auspicio e l'augurio che possa procedere nel migliore dei modi, come è successo fino ad oggi. Le lascio questo microfono, così devo glielo accendere. Prego. Buonasera, Don Giulio. Via al parroco, posso partire io? Buonasera a tutti. Prima di tutto devo dire solo grazie. Grazie perché è veramente una bella serata. Siete veramente bravi. Complimenti. Dopo due anni di lontananza da un concerto, sentire suonare in questo modo è veramente emozionante. Tra l'altro, come ha detto bene il presidente Roberta Zamboni, la passione è quella che conta. Perché senza la passione, come avrebbero fatto ad arrivare qui? E la passione si sente, perché quando il suono arriva col cuore. Quindi grazie Roberta per questa iniziativa dopo due anni. Grazie al maestro Corazzi, che è un'istituzione, no? Ormai direi sovracomunale. Grazie ai musicisti, che veramente si hanno reso questa serata piacevole. E vorrei dire una cosa: il merito, io non ho nessun merito per questo concerto. Il merito vero ce l'ha il mio assessore alla cultura, che dov'è? Eccolo là. Grazie. Perché si è spostato continuamente, adesso ti aspetto ancora più in là, che ha voluto fortemente questo concerto appunto assieme a Roberta, perché come ha detto bene c'era il problema della distanza e quindi il Teatro Rizzini non era in grado di consentire questo spettacolo, e quindi qui abbiamo messo dei teli come vedete per terra per non rovinare la palestra, ma è stato veramente voluto. E questo nel comune che ha dato i natali a Arturo Benedetti Michelangeli, ad Agostino Rizzio, di cui l'anno prossimo ricorrono i 100 anni dalla nascita e che festeggeremo come giusto fare, direi che questo è un bellissimo segnale. Concludo con gli auguri da parte mia, dell'amministrazione, vedo qua anche la mia vice sindaca, la Sabina Guidetti, l'assessore ai lavori pubblici Daniela Rossignoli, e tutti anche gli altri consiglieri vi fanno tanti auguri di buon Natale e buon anno. Grazie. La parola a Don Giulio. Ma io pensavo, quando mi è stato comunicato che c'era questo concerto, che il motivo che più ci rallegra anche nella ripresa di queste manifestazioni ci viene proprio, è il motivo della speranza di poter di nuovo riprendere, fare insieme, ritrovarci insieme dopo i mesi di prova che tutti un po' abbiamo passato, e di cui anche la nostra comunità è stata anche parecchio colpita, per cui vedo davvero in questo anche un vero segnale di speranza per poter di nuovo riprendere e camminare insieme. E poi penso sempre, quando parlavo prima anche con alcune persone, che cosa ci sta dietro ad un concerto. Noi vediamo questa sera
per concetto quello che ci viene proposto, ma non dobbiamo mai dimenticare anche il lavoro grande che ci sta dietro, perché chissà quante prove avranno fatto anche prima di arrivare qui. Ed è quindi lodevole davvero l'impegno che questi ragazzi, questi componenti, vedo che ci sono anche tanti ragazzi giovani, che ci mettono proprio in questo compito. E questo mi fa anche venire in mente che nelle nostre comunità, sia civili che religiose, quanta opera di volontariato esiste, che davvero tante volte noi non conosciamo neanche, anche perché ci sono tante persone che davvero lavorano tanto anche senza farsi tanta propaganda, e questo penso che sia davvero una bellissima cosa. Quindi grazie per quanto ci è stato proposto questa sera, che sia davvero anche l'augurio per tutti quanti noi di vivere e di riprendere per il 2022 con un grande motivo di speranza. Grazie. Grazie, buon Giulio, grazie, signor Sindaco. Forse rimango con il concerto, ma abbiamo, Roberto poc'anzi ha presentato Ilaria, che è una nuova entrata, giusto Roberta? È una nuova entrata. E c'è una penitenza che devono fare le nuove entrate. Maestro, dov'è? Domenico Corradi, possiamo vedere, ecco, si può accomodare un attimo sul podio, Ilaria, prego, a lei la passerella per questa sfilata fino al podio dove l'attende il maestro. Pregato, implorato di non dare mai il microfono al maestro, perché lui si esprime con la musica e non a parole, quindi vabbè, maestro, grazie da parte sua a tutta la banda. Meritato, meritato omaggio, meritato, poi emozionato, capisco, l'emozione è forte, bravi. Però adesso suoniamo, Jamaican Folk Suite è una suite di melodie più rappresentative del ricco repertorio musicale giamaicano che il musicista Harold Walters ha abilmente composto. Ebbene, la suite si apre con un ritmo disteso e rilassato per poi lasciare spazio agli ottoni e alle percussioni che rievocano con un tono fastoso il caldo ritmo del calypso, genere appartenente alla musica afroamericana. La suite poi si chiude con Jump Up, un brano che ricorda le varie celebrazioni afroamericane accompagnate da musica, danza e canti e dal maestro Domenico Corradi.
Bene, siamo giunti al termine, quindi a chiusura di questo concerto del Corpo Musicale Maestro Pietro Rizzio, la Presidente, il Consiglio Direttivo, il Maestro e tutti i musicanti ringraziano tutto il pubblico presente per la calorosa e attenta partecipazione. Auguriamo a tutti serene e felici festività e lo facciamo in musica. La suite che verrà eseguita comprende tre canti natalizi celebri e naturalmente conosciuti in tutto il mondo, in ordine di esecuzione: We Wish You a Merry Christmas, White Christmas e Happy Christmas. Thank you.
tanto lavoro e tanto successo per il corpo musicale maestro Pietro Rizzi di Cazzago San Martino, però io direi che a questo punto vi è piaciuto il concerto? Non ho capito bene, vi è piaciuto o no? E allora in questi casi, quando piace un concerto, che cosa si chiede? Spontanei, maestro, proprio una roba spontanea, quindi il bis è doveroso. Thank you.